One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. In questa puntata vi porto a Vienna durante l'epoca vittoriana con il film L'illusionista. Due giovani, Edward e Sophie, si amano nonostante la disparità dei loro cognomi. Lei è duchessa, mentre lui è il figlio di un falegname. A causa del loro diverso status sociale, sono costretti a frequentarsi di nascosto perché la loro relazione sarebbe osteggiata e potenzialmente vietata. Tuttavia, la giovane età dei due amanti, perché hanno circa 15 anni, li rende inesperti nella vita. Non sorprende quindi che vengano scoperti e separati con la forza. Dopo 15 anni, il figlio del falegname, ora diventato un famoso illusionista chiamato Eisenheim, ritorna nella capitale per uno dei suoi spettacoli. Durante la performance, avvista Sophie nel pubblico, la quale è ora promessa sposa al principe ereditario Leopoldo. Quest'ultimo è noto per il suo comportamento brutale nei confronti delle donne e per i sospetti di un complotto ai danni dell'anziano imperatore Francesco Giuseppe I. Questa sera, signore e signori, proveniente dai più remoti angoli del mondo, dove le arti oscure regnano incontrastate, vi presento un uomo che ha svelato questi misteri. Per dimostrare come le leggi della natura possano essere piegate. Stasera vi presento Eisenheim. La passione tra i due vecchi amanti si riaccende, ma la posizione di Sophie è complicata, considerato il suo fidanzamento con un uomo così pericoloso. Il giorno dopo il tentativo di rompere il legame con il promesso sposo, viene ritrovato il suo cadavere nel bosco, ma la responsabilità dell'omicidio viene attribuita a uno sconosciuto. Edward, afflitto da una profonda depressione, decide di reagire acquistando un teatro in città per organizzare uno spettacolo incentrato sull'evocazione degli spiriti, con l'obiettivo di far emergere la verità sulla morte di Sophie. Nel corso dello spettacolo, il principe Leopoldo si rende conto dell'inganno e ordina l'arresto dell'illusionista. La parte spettacolare di questa pellicola è arricchita da effetti speciali e digitali straordinari e dalle performance di un cast di altissimo livello, che include Edward Norton, Jessica Biel e Paul Giamatti. Il film ha ottenuto un buon successo a livello nazionale e internazionale, aggiudicandosi anche un premio al Sundance Film Festival del 2006. L'intera trama è tratta da un racconto del premio Pulitzer Steven Milhauser. L'illusionista è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 3 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché la colonna sonora di Philip Glass sottolinea perfettamente i momenti delicati della pellicola. Buona visione! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera lo scrivo con Mauro De Marco. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.